Amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono rientrato da poco dalle mie ferie estive e ho deciso di iscrivermi all'ultimo anche a questa gara di corsa in montagna. Sto parlando della Lanzada Poschiavo, una gara storica perché si è corsa per diversi anni agli inizi degli anni 2000 e ha avuto protagonisti come De Gasperi, Kilian, insomma dei grandi nomi. Poi c'è stata una pausa di circa 10 anni, l'ultima volta che si è corsa era il 2013, e quest'anno hanno deciso di riorganizzarle, quindi io ho detto assolutamente devo esserci e quindi eccomi qua. Ieri sono salito a Lanzada per ritirare pettorale e pacco gara. Pettorale, pacco gara ritirato, adesso volo a casa e vi faccio vedere cosa c'è dentro. Non ricchissimo, abbiamo succo alla mela, acqua questa volta non in bottiglia di plastica ma in brick, queste sono delle tisane, bresaola, barretta energetica, questi sono i buoni pasto che userò domani e poi una bella magliettina maniche lunghe tecnica, e questo invece il mio pettorale numero 321. Ora sono le 8, manca un'ora esatta alla partenza, stanno iniziando a parlare al microfono perché tra un quarto d'ora ci sarà il briefing pre-gara, quindi vado a sentire cosa dicono, poi più tardi mi riscalderò e niente, ci vediamo al nastro di partenza. C'è sempre un po' di traffico i primi chilometri, specialmente quando si passa da strada a sentiero. Comunque 2,5 chilometri si va verso l'Alpe Ponte. Territorio fra 200 metri. Ottimo. Primo tratto un po' corribile in mezzo al bosco tra cima sassa e tipo campo Francia, anche se passeremo un po' più in su. Fin qui tutto bene, forse sto spingendo un po' troppo rispetto a quello che dovrei, però mi sto sentendo bene e siamo al 6° chilometro. Appena fatto anche il secondo ristoro, siamo, credo, quasi ai piedi della Töni, se l'orientamento non mi inganna, giù di lì. E adesso andiamo verso l'Alpe Mosella, abbiamo fatto 7,5 km e 1000 metri di dislivello in poco meno di 1,5 ore. Devo andare piano perché ho superato gente che arriva sempre molto prima di me e quindi non devo farmi fregare. Grazie. Grazie. Adesso praticamente facciamo un bel pezzo che ho già fatto 20 giorni fa quando ho corso la VUT, cioè verso l'Alpe Mosella e poi verso il rifugio Zoia. Raggiunta l'Alpe Mosella mi aspettavo il ristoro, ma niente. Purtroppo si è sentito male qualcuno poco fa, però nel giro di 10 minuti è arrivato l'elicottero. Spero niente di grave, davvero, perché ci siamo presi un po' uno spavento tutti. Adesso qua un po' di tratto corribile, faccio scendere i battiti e poi ci provo. Quindicesimo chilometro, 2 ore 44, quasi 1600 metri di dislivello. Direi tutto bene fin qui, ai ristori riesco a mangiare perché hanno dei biscottini favolosi e
Coca-Cola a volontà. Abbiamo iniziato l'altra grande salita di oggi, quella che poi porta fino al passo di Campagneda a 2006. Adesso non voglio esagerare, già prima ho tenuto un buon passo, quindi da qui devo un po' controllarmi perché siamo a metà e ce n'è ancora un bel pezzetto. Praticamente invece che andare da quella parte come per la VUT al Caroncascio, abbiamo girato a sinistra andando verso il passo di campagna da lassù. Ci sarebbe bisogno di un ristoro con un po' d'acqua, speriamo ci sia tra non molto. Passaggio adesso ai laghi di Campagneda vuol dire ultima salita, ancora un attimino verso il passo. Discesa, 3 ore 46 e il ristoro alla fine era sul passo. Coca-Cola, acqua e biscottino, e vedo di arrivare alla fine così. Un po' stanco perché ho tirato un po', però comunque sono arrivato al limite col cancello, dovrebbe essere alle 4 ore, ma non so se poi veramente lo chiudono, perché credo che un po' di gente verrà tagliata fuori casomai. Vabbè, ci vediamo tra un po'. Comunque siamo quasi in Svizzera, o comunque siamo sul confine. Inizia a essere impegnativa la cosa, però un panorama stupendo. Quasi 24esimo, ristoro della discesa. Dura, sto pezzo dura. Bravo. Grazie. Appena superato il cartello degli ultimi 2 chilometri. Mi ha raggiunto anche Chicco lì davanti. Ale, il miraggio giù là. Ultimo chilometro, per fortuna ci hanno lavato con la corda dell'acqua, caldissimo. Sono arrivato in tutti i sensi. 100 metri, finito, dai, bravo! Dai che è finita, bravo! Dietro la piazza c'è il pranzo. Tempo d'arrivo di un omaggio, un applauso. Grazie. Un altro atleta che chiude. Yuri Franco in 5:19:19. Gara conclusa in 5 ore e 19 minuti, poteva andare peggio ma poteva anche andare meglio, comunque nel complesso sono contento, ho fatto doccia e ho sfruttato il buono pasto per mangiare, mi sono fatto polenta con lo zola e pure la salsiccia giusto per rimanere leggeri, però il lato positivo è che facendo sempre più gare riesco ad arrivare alla fine e non ho più quel grosso senso di nausea che non mi fa più mangiare. Adesso chiaramente c'è stato un piccolo salto temporale perché ho preso la navetta che da Poschiavo mi ha riportato qui a Lanzada, zona partenza, dove ho la macchina, e adesso finalmente me ne torno a casa perché sono le 7:20 e comunque sono abbastanza stanchino.
direi bell'evento, organizzazione ok, nota negativa secondo me ci stava che, come in tutte le altre gare che ormai si fanno, a tutti i finisher viene lasciata una piccola medaglia, qualcosa di ricordo, e invece questa volta niente, me ne torno a casa a mani vuote, se non altro ho questo video che almeno testimonia che sono riuscito a portarla a casa. Vorrei fare anche un ringraziamento a tutti quei volontari che permettono la realizzazione di questi eventi, perché non è scontato e senza di loro probabilmente si potrebbe fare ben poco. Stiamo parlando di centinaia e centinaia di persone che si trovano lungo il percorso e nei ristori, o comunque quelli che controllano che vada tutto bene, che ti indicano il percorso, quindi grazie. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto, se sì fatemelo sapere con un commento, se vi siete visti nel video scrivetelo qua sotto, e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video sul canale.